story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring us underground, singing louder than the crowd. Ciao raga, allora oggi volevo farvi vedere una cosa, ovvero il mio foglio Excel con cui gestisco tutta la mia SRL. Però prima di farvi vedere quella cosa lì, devo andare un attimo in ufficio perché mi sono arrivate un po' di mail e qualche ordine da sbrigare. Che adesso la quarantena sta finendo, bisogna iniziare a lavorare. Qui nelle mie zone sta piovendo, raga, infatti tutta questa ripresa qui l'ho fatta con il cavalletto ombrellato. Andiamo in ufficio, va! Raga, per fare questa ripresa sono sceso, salito 3 volte, messo giù il telefono. Questi 2 ordini siamo a 5 questa settimana. Direi che la quarantena sta per finire. Speriamo. Dicevo raga, all'inizio del video, io gestisco tutta la mia SRL con un singolo file Excel. Faccio tutto da quello e su cui ho tutto il controllo di tutta la mia attività, di tutta la cosa. Ok? Ma perché faccio questo? Raga, non sono ancora così grande per assumere qualcuno, una segretaria, un collaboratore, non lo so. Non sono abbastanza grande per pagarlo, eccetera, quindi in questo momento devo fare tutto da solo. E il modo migliore per massimizzare i tempi, massimizzare le cose da fare, sono organizzarsi, ok? Il modo migliore è organizzarsi al meglio che si può. Quindi ho creato questo file silenzioso. Quindi ho creato questo file Excel dove praticamente c'è dentro tutto, e dico tutto, tutti i miei movimenti di tutta la SRL, tutte le cose che succedono, entrate, uscite, spese, commercialista, magazzino, fornitori, pagamenti, stipendio, F24, tasse, tutto. E adesso vi faccio un'infarinatura un attimino di come lo gestisco, di com'è, in modo tale che vi faccio vedere giusto il mio workflow, ok? Allora, praticamente siamo qua con il mio computer. Scherzo, non è mio. Però gli ho attaccato un bel ciao raga dietro. Questo qua è il computer che utilizza mia madre per fare cose sue. Però dato che il mio fisso non ce l'ho, non posso portarlo qua, utilizziamo questo. Allora, vediamo. Ok raga, allora partiamo dalla prima tabella che ho su questo foglio Excel. Praticamente qua io segno tutte le vendite e tutti i servizi che io ho fatto nella mia attività. Quindi vendo un calcetto in dropshipping, qualcuno viene a ritirare un calcetto, qualcuno viene a comprare una piscina. Qualsiasi cosa che entra a livello di soldi viene segnato nella prima tabella. Chi cosa ha preso, quanto ha pagato, quanto l'ho pagato io. E subito io lì riesco a vedere quanto utile ho generato su quella singola vendita. Chiaramente raga, su tutto l'utile poi andrebbe pagata le tasse, chiaramente scorporo l'IVA, cioè ci sono tutti i vari calcoli che poi ho fatto io all'interno delle formule eccetera. Però teniamo la cosa base per questo video. Dopodiché, appena spostato un attimino, ad ogni singola operazione metto anche se ha pagato o no, perché è probabile che magari qualcuno, una ditta grossa che ne so, ordina 10 calcetti, ti vuole fare bonifico a 30 giorni, quindi io segno comunque l'ordine e poi metto non pagato, in modo tale che io raga con una singola occhiata riesco a vedere se ci sono dei pagamenti che devono ancora essere effettuati o se hanno pagato tutti. Non devo avere altri 1000 fogli. Ah, questo ha pagato, questo qua mi è rimasto indietro, questo qua è andato a fare in... Nella tabella di fianco poi ho praticamente l'elenco di tutto il magazzino che ho in magazzino. Qualsiasi ordine io compro, ad esempio le 30.000 euro di piscine, che ricordo per chi non avesse capito, 30.000 euro di piscine è stato l'ordine più grosso che io abbia mai fatto di piscine, e l'ho fatto 2 anni fa. Le piscine che si possono vedere nell'ultimo video, nel video dove parlo di piscine, sono solo 15.000, però giusto per puntualizzare, perché sennò sarebbero state molte di più in quel video lì le piscine. Comunque vabbè, a parte questo, se qualcuno viene dentro, se non venite dentro per spiegare la prossima
una tabella, avrei potuto partire con un'altra frase. Quando io ordino da qualsiasi fornitore, quindi che siano calciobalilla, piscine, go-kart, cose che uso io per fare i miei servizi, eccetera, lo inserisco nell'elenco delle attrezzature che ho in magazzino. Tutto bello diviso su chi è il fornitore, che cos'è l'oggetto, quanto l'ho pagato senza IVA, tutte quelle balle lì. Raga, io tengo tutto bello diviso, perché? Perché se arriva qualcuno e mi compra un calcetto, e io ce l'ho già segnato calcetto con il costo X, io in un millisecondo vado dentro, metto quanto l'ho pagato io, quanto mi ha dato lui, e subito riesco a... vedere quanto è l'utile. Cioè, proprio così, pam. E dal magazzino mi si toglie il costo, capito? È come se fosse un gestionale, no? Poi, se mi sposto un pochino a destra, sempre sullo stesso foglio, raga, abbiamo tutti i costi delle pubblicità. Quindi, le campagne di Facebook, metto l'annuncio su subito.it, tutte le campagne che faccio su Google AdSense, le campagne su Instagram, tutte quelle robe lì rientrano in questa tabella. Ah, raga, mi sono dimenticato di dirvi che io ogni mese lo divido con una bella riga nera spessa, in modo tale che alla fine dell'anno posso dire: cazzo, a gennaio ho fatto 500 euro di pubblicità, a febbraio 150. Ecco perché le vendite sono andate meno. Dopo puoi fare tutte le considerazioni e attuare le tue strategie, no? Vabbè, comunque, se ci spostiamo ancora un pochino più in là, raga, iniziano tutti i costi, diciamo, generali dell'azienda, no? Quindi, senza adesso elencarveli tutti, senza fare tutto sto casino qua, perché diventa una cosa troppo tecnica, c'ho i costi fissi, le tasse, c'ho la colonna dei miei stipendi, le tasse che pago sullo stipendio, c'ho tutti i costi di commissione per quanto riguarda PayPal, per quanto riguarda il conto bancario, perché comunque, cioè, se arriva uno che mi compra con l'American Express, a me mi partono un sacco di commissioni, e le commissioni le pago io e le segno, in modo tale che io anche lì alla fine dell'anno dico: porca puttana, quante commissioni mi hai preso, banca, e cambio banca, capito? Poi anche l'altra banca fa le stesse commissioni, quindi la prendo ancora in culo io. Però vabbè, tutte queste cose qui perché le faccio, raga? Perché poi la cosa bella di tutta questa cosa qui è che in fondo ad ogni tabella c'è la somma totale di tutti i costi, di tutte le spese, di tutti gli incassi, eccetera eccetera eccetera, e questa cosa qui fa sì che io con un colpo d'occhio, appena accendo il file Excel, posso sapere esattamente quanti soldi ho disponibili, quanti soldi ho pagato in tasse, quanti soldi sono lì fermi nel magazzino, quanto materiale c'ho, e tutte quelle cose lì, raga, con un colpo d'occhio. La morale di questo video qual è? Se c'è, perché... non è detto che ci sia la morale, no? Se voi riuscite a gestire tutte le vostre finanze in modo abbastanza preciso e ordinato, riuscite a minimizzare qualsiasi rischio che può accadere nell'impresa. Se io ho il controllo esatto di tutte le finanze, difficilmente riesco a sbagliare qualcosa. Chiaramente ci può essere il cliente che non paga, vabbè, cioè, quello ce l'hanno tutti. Io no. Perché se non paghi non ti do un cazzo. E fino adesso quelli che mi pagavano in modo posticipato, alla fine sono riuscito a prendere sempre i soldi. Quindi per ora non ho questo problema, ok? Però io non è che muovo milioni di euro, quindi per ora riesco a gestirmela così, va bene? Magari in futuro avrò problemi anch'io, non lo so! Magari in futuro farò 30.000 euro al mese con YouTube, quindi me ne sbatterò le palle se qualcuno non paga. Ma torniamo alla morale del video, raga. Allora, sostanzialmente, più controllo avete, meno cazzate combinate. E questa... il riassunto di tutto. Facciamo giusto qualche piccolo esempio. Ho in banca 20.000 euro. Compro 20.000 euro di piscine. Sbagliato. Tu non devi guardare i soldi che hai in banca. Tu devi guardare quanti soldi hai disponibili dentro qua. Perché mettiamo il caso che tu compri 20.000 euro di piscine perché in banca pensi di avere i soldi, no? In banca c'ho i soldi, compro tutto, no? Se poi tra 15 giorni ti arriva il versamento IVA di 8.000 euro, dove vai a prendere i soldi poi per l'IVA? Cioè, capito? Eviti di fare cazzate. Sapete quanta gente che conosco che, vabbè, fa l'imprenditore, eccetera. Conosco anche gli operai, eh? Ne conosco solo gli imprenditori. Però, che fanno cazzate del genere e poi devono andare in banca a chiedere i prestiti, pagare commissioni, pagare tassi di interesse. Cioè, si buttano dentro in delle robe che poi non escono più per anni, per decenni, raga. Cioè, perché fare sta cosa che apri un foglio Excel e hai risolto tutto? Ovviamente sto scherzando, raga, cioè questa qua è per una corretta gestione delle finanze e dell'impresa. Ovviamente, raga, se poi non vi entrano i clienti, quello è un altro discorso, va bene. Anche adesso con questo periodo qui puoi avere tutti i fogli Excel che cazzo vuoi, ma l'attività va di merda quasi per forza, ok? A meno che non sei uno che sanifica, non sei uno che vende mascherine, non sei uno che... Rocco Casalino, allora ti va bene. Nel senso, il stipendio ce l'hai, no? Ciao Rocco. Era una battuta. Dai. Comunque, raga, dai, a parte queste cagate qua, avete capito anche questa volta come gestisco la mia azienda. Vi siete fatti anche oggi un pochino di cazzi miei, ma ovviamente non è un problema, perché se ho fatto il video perché mi va bene così. E niente, raga, quindi dal mio foglio Excel
dai miei conteggi, dalla situazione aziendale che, anche se mantengo bene il controllo, fa comunque di merda, è tutto. Ci vediamo quindi, raga, la prossima volta. Mi raccomando, raga, seguitemi sui social, su Instagram, su Excel. E stasera, raga, mi raccomando, tutti a seguirmi sul canale Viola. E io me ne sbatto le palle, lo chiamo Twitch. Così ci facciamo una bella live, chiacchieriamo un po'. E ci vediamo quindi dopo. Ciao, raga! Ok, raga, allora, oggi... E c'ho qua ancora il telefono in tasca, porra.